A quanto pare non siamo più liberi di giocare ai videogiochi come vogliamo. A me piace giocare Red Dead Redemption 2 con calma e mantenendo alto l'onore, ma è sempre divertente mettere alla prova i giochi Rockstar distruggendo il distruttibile, ma attenti a farlo su YouTube. Alcuni YouTuber hanno visto addirittura i loro canali sospesi, come per esempio quello di Shirako, per aver picchiato delle femministe. Quindi per YouTube il problema non sarebbe tanto la violenza gratuita, visto che in questi canali si uccidono a caso molte altre persone, ma il fatto che siano donne, e in particolare femministe, e i canali in questione sono stati ripristinati proprio dopo aver dimostrato che la violenza veniva applicata a tutti, non solo alle femministe. Stiamo attenti perché questa è una cosa molto grave, essere tacciati di antifemminismo, di istigazione al femminicidio, se così vogliamo chiamarlo, solo perché giochiamo ad un gioco che permette di fare cose che non faremmo mai nella realtà. Si tratta solo di gameplay e dal canto nostro ne abbiamo realizzati diversi sul secondo canale, su Red Dead Redemption 2, in cui si vuole mettere alla prova il gioco e la fantasia distruttrice di Raiden è anche la mia. La scorsa domenica nelle news della settimana e il martedì nelle contro news abbiamo abbondantemente parlato, anche grazie ai vostri interventi e quello di Francesco Fossetti, dell'infelice tweet dell'ex ministro Calenda riguardo i videogiochi. Ne abbiamo appunto già parlato tanto, è inutile ritornarci, ma ritorniamo sull'argomento: limitazione all'uso dei videogiochi o giochi elettronici. Cara regia, questa definizione è così antiquata e così in disuso che mi risulta ilare. Tencent, il colosso cinese dei videogiochi che ha tra i suoi titoli anche Clash of Clans, Clash Royale e Arena of Valor, ha deciso di limitare l'uso dei videogiochi appunto in Cina ai minorenni. Nel caso specifico sembra che Tencent voglia mettere a punto un sistema che possa impedire ai minori di 12 anni di giocare per più di un'ora al giorno e ai minori dai 12 ai 18 anni per più di 2 ore al giorno. Ora è chiaro che questo stratagemma tecnico può essere tranquillamente aggirato, perché basta dichiarare di avere più di 18 anni e il gioco è fatto. Possiamo capire che Tencent, proprio nel ruolo di colosso dei videogiochi in Cina, voglia fare la sua parte, facendo capire che effettivamente i giovani dovrebbero dedicarsi anche ad altre attività oltre ai videogiochi. E qui si ritorna per l'ultima volta, santo cielo, al ministro Calenda. Se si fosse espresso in questo modo, ovvero che i videogiochi dovrebbero essere avvicendati ad altre attività formative per i ragazzi, soprattutto per i giovanissimi, soprattutto per i minori di 12 anni, non ci sarebbe stato tutto questo trambusto. Ma diciamoci la verità, diciamocela proprio tutta, questo provvedimento di Tencent sa tanto un po' del disclaimer iniziale nei siti come YouPorn, Pornhub, che ti chiedono se sei maggiore di 18 anni per poter continuare la visione di quei video che Kotaku ha indagato sulla questione Final Fantasy XV e DLC cancellati, cercando di capirne il motivo, al di là dell'abbandono del director. A quanto pare molte software house avrebbero risposto che semplicemente DLC in single player con una trama non interessano al pubblico e non vendono, con poche eccezioni, come per esempio i meravigliosi, aggiungo io, DLC di The Witcher 3. Preparatevi psicologicamente ai Game Awards, che si terranno il 6 dicembre, perché a quanto pare quest'anno ci sarà il record di annunci, forse anche grazie al fatto che nel 2018 non si è tenuta la PlayStation Experience. Ovviamente noi la seguiremo in live su Twitch e chissà che non ci saranno reazioni come questa. Oh! Sì! 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 Minchia! Meglio tardi che mai, è disponibile finalmente l'app YouTube su Nintendo Switch, così potrete guardare le news della settimana e tutti gli altri nostri video comodamente sulla console. Rivoluzionario. 17 milioni di copie vendute in soli 8 giorni, mentre il primo episodio aveva fatto 17 milioni circa in 8 anni. 700 milioni e oltre di dollari incassati da Rockstar Games per Red Dead Redemption 2. Siamo dinanzi ad un fenomeno mediatico eccezionale, che ha superato tantissimi record nell'ambito dell'intrattenimento in generale, non soltanto strettamente a quello dei videogiochi. Ma oggi non seguitiamo a parlare ancora una volta di Red Dead Redemption 2. Se volete sapere la nostra opinione, abbiamo fatto una recensione completa che trovate su questo canale, ma di un caso mediatico che in tutta onestà sta facendo discutere e pensare quali siano effettivamente i limiti dell'intelletto umano. In Red Dead Redemption 2 è presente un personaggio, un cattivo, possiamo dirlo senza timore di spoiler, che si chiama Colm O'Driscoll. Ebbene, un utente omonimo su Twitter è stato bombardato di messaggi, tra cui anche minacce pesanti, da parte di utenti che hanno trovato l'atteggiamento del Colm O'Driscoll di Red Dead Redemption 2
inopportuno. Il quesito fondamentale che sovviene in questi casi è: se questo pubblico che è andato a minacciare un Colmo Driscoll che nulla c'entra con quello di Red Dead Redemption 2 abbia una tra le tre cose, vediamo se rispondete bene, nel cervello: A. Letame, B. Concime organico, C. Stallatico. Rispondete voi e potete scegliere una delle tre risposte. In ogni caso è la risposta giusta, perché in ogni caso significa merda. Gli analisti di Superdata hanno diffuso i dati relativi ai servizi in abbonamento sui videogiochi, rivelando un ricavo totale di oltre 270 milioni di dollari solo nel Nord America. Nonostante il nostro servizio preferito sia l'Xbox Game Pass, perché permette di scaricare interi giochi attingendo ad una libreria molto vasta, aprendosi anche chi non ha una connessione per sostenere un servizio in streaming, l'abbonamento con più ricavi è il PlayStation Now, seguito dall'EA Access, e solo al terzo posto c'è l'Xbox Game Pass. Ovviamente bisogna considerare il maggior numero di console PlayStation 4 vendute rispetto a Xbox One e alla connessione internet degli Stati Uniti, che è ancora superiore alla nostra. Come molti di voi sapranno, sonari che non siete altro, sta per uscire PlayStation Classic o PlayStation Classic Mini, più piccola e contenente soltanto 20 giochi. La cosa che sta facendo discutere negli ultimi giorni è il fatto che alcuni smanettoni abbiano scoperto che l'emulatore utilizzato all'interno di questa console PlayStation Classic sia il freeware PCSXE. E sembra anche che questo emulatore, quindi non proprietario di Sony, quindi già la cosa fa un po' notizia, Sony che attinge a un contenuto freeware, peraltro che quando è stato realizzato non era neanche con licenza ufficiale da parte di Sony, lo abbia preso dalla rete, ficcato a forza dentro la sua console e peraltro depotenziato. Infatti sembra che alcune funzioni che sarebbero risultate pure comodissime non sono state implementate all'interno della PlayStation Classic, quindi come se fosse una versione dell'emulatore però mutilato. Emutilatore. Brutta questa. Brutta però... Sta per uscire Battlefield 5, ma in molti sembrano ancora stizziti per la scelta di inserire le donne del gioco, pur se non storicamente accurato. DICE rimane ferma sulla sua decisione, anche perché secondo la Software House tali lamentele deriverebbero solo da una minoranza che però fa più rumore del resto della community, che invece approva. Questo non vuol dire che DICE non ascolti le lamentele, ma semplicemente vuole creare un gioco, Battlefield 5, appunto, in cui ognuno possa sentirsi parte di una squadra, e manterrà questa scelta fino alla fine. Trusted Reviews è una realtà editoriale internazionale particolarmente nota nell'ambito dei videogiochi e ha stilato la sua classifica dei giochi migliori del 2018. In inglese, parafrasando volutamente un po', in sostanza significa recensioni, opinioni di cui vi potete fidare. Opinioni fidate, recensioni fidate, ecco. Infatti, come gioco dell'anno è stato eletto God of War, e di Red Dead Redemption 2 non c'è stata neanche una menzione, neanche nelle altre categorie. Nulla di strano, fin qui i gusti sono gusti, e se God of War è meglio di Red Dead Redemption 2 per Trusted Reviews, dobbiamo fidarci di quella che è una realtà editoriale che tutto sommato sa il fatto suo, da anni. Ma ci sovviene in mente una certa lite tra Trusted Reviews e Rockstar Games, anzi una vera e propria denuncia intentata da parte di Take-Two, la casa produttrice di Rockstar Games, ai danni di Trusted Reviews, perché quest'ultima avrebbe divulgato dei contenuti sotto embargo, leaked per così dire, proprio su Red Dead Redemption 2 qualche tempo fa. E quindi, guarda caso, poi tu non mi ci metti Red Dead Redemption 2 in nessuna delle categorie. La cosa risulta alquanto sospetta, no? Così come mi risulta un po' indigesto vedere come gioco dell'anno per Nintendo Switch Super Mario Odyssey, che è un gioco del 2017. Va bene, va bene. Evidentemente Trusted Reviews fa le classifiche da novembre a novembre, ed essendo uscito nel novembre 2017 Super Mario Odyssey, può essere conteggiato come anno solare che va da novembre 2017 a novembre 2018. E mi chiedo quale sia il senso di tutto questo, considerando che si parla di gioco dell'anno e che l'anno non va da novembre a novembre, santo cielo. Per questa settimana vi invitiamo a guardare il nostro nuovo episodio di Giochi da Analisi, Giochi da Analisi 6, incentrato su The Quiet Man, che è un gioco che, mamma mia, oltre a non sentirlo era meglio non vederlo. Comunque ragazzi, andatelo a recuperare, perché il grande ritorno in 4K e in grande spolvero della dottoressa, della psicanalista e in generale di Giochi da Analisi. Noi vi ringraziamo anche per questa settimana, in particolare questa settimana vi auguriamo una buona domenica senza alcun particolare motivo, e ci vediamo alla prossima. Male, male, male. Allora, per quanto riguarda l'aspetto estetico, nessun miglioramento, anzi peggiorato notevolmente. Vita sociale. Ma scherziamo, si guardi.
Ci sarebbe anche da fare un test sul quoziente intellettivo che va da 30 a 200. Glielo risparmio, metto direttamente 30. Ma come 30? Penso di più! Facciamo 31, 32, dai! Dottoressa, guardi che io sono pure laureato. Ah, bella cosa la laurea! Prima o poi dovrei prenderne una anch'io. Cose da fare, laurea.